Si può rimorchiare dopo i 40 anni? Certo! In questo video ti dirò come puoi conoscere, rimorchiare e conquistare una ragazza anche se hai più di 40 anni. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un love coach. Presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana dedicati al mondo della seduzione e alla conquista della donna. Qualche giorno fa un mio studente mi ha domandato se potevo fare un video su come approcciarsi con una donna per gli uomini che hanno superato i 40 anni. Allora, caro amico di Rimorchia Donne, non potevi chiedere questo quesito ad una persona migliore. Primo, perché io ho 40 anni. Secondo, perché sono RD e svolgo il lavoro di love coach dal 2008. E dal 2008, quindi tutti gli altri sono venuti dopo. Se devi abbeverarti, fallo sempre alla fonte. Diciamo che quella tra i 40 e i 50 anni è un'età molto particolare, un'età in cui si inizia a riflettere su ciò che finora abbiamo fatto, sia di buono che di cattivo nella nostra vita, ma è anche un'età in cui siamo ancora ragazzi, ma allo stesso tempo abbiamo l'esperienza dalla nostra parte. Se viaggi sui 40 anni dovresti avere le carte in regola per realizzarti sia dal punto di vista sentimentale, sessuale che economico. La chiave è sempre quella di essere positivi e di non demoralizzarsi, anzi di continuare a vivere la vita nel miglior modo possibile. La realtà dei fatti è che la seduzione ha dei principi universali che possono essere applicati sia a 20 anni che a 30 anni, che a 40 anni, a 50 anni e via dicendo. Naturalmente possono cambiare alcune dinamiche a seconda dell'età. È chiaro che se un uomo di 40 anni si mette ad approcciare ragazze per strada o fa il marpione con le ragazze in discoteca è un conto, se lo fa uno di 20 è un altro. Anche se io sconsiglio caldamente di fare approcci diretti per strada a qualsiasi età per una serie di motivi, tra cui quello di apparire come un tipo bisognoso e morto di figa. Di questo te ne parlo più dettagliatamente in un webinar gratuito, da cui puoi iscriverti dal link che trovi nella descrizione di questo video, se lo stai guardando su YouTube o Facebook, o sopra nel link in bio se ti trovi su Instagram. In realtà, conoscere nuove ragazze è la cosa più semplice di questo mondo. Devi semplicemente metterti in gioco. Mettersi in gioco significa uscire fuori dagli schemi, cambiare abitudini, sforzarsi di fare cose diverse, sfruttare ogni occasione utile per allargare la tua cerchia di amicizie, perché ogni persona nuova con cui stringi una relazione, una confidenza, ti può portare a conoscere a sua volta nuove persone, perché no, anche quella che potrebbe essere la tua futura moglie. Può tornare utile dedicarsi a nuovi hobby, passioni, interessi, sport da fare in gruppo, naturalmente. Potresti iscriverti ad un corso di ballo, di cucina o di fitness, tutte occasioni utili per conoscere nuove ragazze. Il discorso è che la vera seduzione non è vedo una ragazza e ci provo. In questo modo non otterrai risultati. La vera seduzione è avvicinarsi in maniera inoffensiva, dimostrando assenza di bisogno per conoscere e prendere confidenza per poi passare al livello successivo, ma solo dopo che ci sono i giusti presupposti. Il mio metodo personale di seduzione può essere applicato a qualsiasi età. Il discorso è che non posso dirti tutto ciò di cui hai bisogno in un semplice video.
Ed è proprio per questo motivo che ho preparato un webinar gratuito di 90 minuti dove ti spiego come puoi conquistare una bella ragazza senza essere respinto o senza apparire come un morto di figa. In particolare in questo webinar vado a rivelare tre punti fondamentali. Nel primo punto ti spiego tutti gli errori che devi evitare, ossia gli errori comuni che commettono 9 uomini su 10 quando vogliono conquistare una donna. Il secondo punto è come conoscere nuove ragazze. Ti svelerò infatti gli sporchi trucchi per conoscere nuove ragazze senza essere percepito solo come un amico o scartato come il classico tipo bisognoso che ci sta provando. Il terzo punto è come conquistare, ossia come riuscire a conquistare una donna anche se non sei ricco, bello e palestrato. Puoi iscriverti gratuitamente al webinar di cui ti ho parlato cliccando il link che trovi sempre nella descrizione di questo video, se lo stai guardando su YouTube o Facebook, o sopra nella bio se ti trovi su Instagram. Se ti è piaciuto questo video ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, per non perderti i prossimi nuovi video sul mondo del rimorchio e la conquista delle donne. E non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.